Care amiche e amici, come promesso sono ritornato alle 15:23 e sto seguendo il telegiornale Rai News 24. Là devono essere le 19:23. Parlano dello spionaggio nordamericano in Europa. Della guerra fredda. Inaccettabile che gli alleati americani vedano in noi europei dei nemici da spiare. Secondo Der Spiegel, che ha avuto accesso a documenti del 2010 della National Security. Lo spionaggio nordamericano in Europa. Sotto controllo erano appunto gli uffici dell'Unione Europea a Washington e la rappresentanza diplomatica alle Nazioni Unite. Gli americani spiavano gli uffici europei a Washington. Spiate le connessioni della zona di Francoforte, dove ha sede la Banca Centrale Europea, e i maggiori conti bancari tedeschi. Qualcosa come mezzo miliardo di comunicazioni al mese in media tra Germania e Stati Uniti. Non stupisce che le più indignate siano le autorità tedesche. I nordamericani ci spiavano, noi europei. Parigi, dopo la Germania, chiede agli Stati Uniti spiegazioni. Sentiamo dalla capitale francese Paolo Pizarra. Le reazioni sono durissime e il ministro della giustizia, Christian Taubira, ha definito le azioni di spionaggio come un atto di inqualificabile ostilità. Molto dure e molto decise anche le reazioni del mondo politico, in particolare quella di... Questo perché gli Stati Uniti non sono più gli Stati Uniti di una volta, forti e totalitari. Della firma del nuovo trattato di scambio con gli Stati Uniti chiede che venga approvato un accordo sulla protezione dei dati personali. Reazioni durissime anche dall'estrema sinistra, Jean-Luc Mélenchon, che definisce il funzionario americano all'origine del Datagate Ed Snowden, definisce un benefattore dell'Europa. Mélenchon chiede la sospensione pura e semplice del trattato di scambio con l'America. Ma una reazione altrettanto ferma viene anche dalla Confindustria francese e da Laurence Parisot, che lascerà nei prossimi giorni il suo incarico al vertice appunto dell'organizzazione confindustriale francese. Laurent Parisot reagisce in maniera molto dura e si allinea sostanzialmente sulle posizioni del governo. La Francia non sopporta inoltre di essere considerata come un'amica, un'alleata di terza classe degli Stati Uniti e lo fa sapere a voce alta. Allora, ancora su questa vicenda, il primo a commentare duramente le notizie sul presunto spionaggio a danno dell'Unione Europea è stato il Presidente del Parlamento Europeo, Schulz, che si è detto scioccato. Sentiamo le sue parole. Sono stati scoperti gli americani mentre ci spiavano. Mi chiedo perché gli Stati Uniti trattino l'Europa come fosse una forza ostile. Che bisogno hanno le democrazie di spiarsi? Chiederò spiegazioni all'ambasciatore americano e gli Stati Uniti dovranno spiegare. Sempre che sia vero. Se fosse vero, le conseguenze potrebbero essere pesanti. Non arrivo a consigliare di sospendere i negoziati sull'accordo di libero scambio, ma direi agli americani che nel negoziato entreranno clausole sulla sicurezza dei dati e sulla sicurezza dell'uso dei nostri dati da parte delle loro autorità, con lo scopo di proteggere i nostri cittadini in Germania e in Europa. La vicepresidente della Commissione europea invece, sì, Viviane Reding, è arrivata a minacciare l'interruzione dei colloqui con gli Stati Uniti. Bene, fuori Europa dalla NATO, che ci stanno usando servilmente, fuori Europa dai negoziati con gli Stati Uniti, commerciali e politici. Di, come avete detto, di immediati chiarimenti rivolti agli Stati Uniti, dalla Commissione europea, dal governo francese e dal governo tedesco, come era prevedibile è finito in primo piano il trattato di libero scambio. Ricordiamo che tra qualche settimana gli Stati Uniti e l'Unione europea devono iniziare le trattative su questo importante. Ci spiavano tutti i nostri prodotti industriali europei per poi copiarseli, ecco perché avevano tanto successo industriale. Soprattutto
di rapporti commerciali più diretti tra le due sponde dell'Atlantico. Ebbene, ci sono vari politici nel continente che parlano espressamente di congelarlo. La vicepresidente della Commissione Reding, come avete detto, ha specificato che gli alleati non si spiano l'un l'altro e come facciamo a negoziare un mercato transatlantico nel momento in cui non c'è i nostri uffici sono intercettati dagli Stati Uniti. Ebbene, poi c'è la posizione di Martin Schulz, che lo avete mandato in onda poco fa, che dice: io non chiederò il congelamento di questo negoziato, però voglio dire con chiarezza che c'è bisogno di clausole nel nostro accordo per garantire che ci sia la sicurezza dei dati personali dei cittadini europei. Ebbene, quindi questo è il negoziato, questa è la discussione, in attesa che arrivi una qualche risposta da parte degli Stati Uniti. Lo ripetiamo, la Commissione europea ha annunciato ufficialmente di aver chiesto spiegazioni a Washington e che gli è stato risposto, ha detto una portavoce della Commissione, che stanno esaminando le informazioni e che dal più presto daranno conto agli Stati Uniti. Mario Monti è appena arrivata a questa notizia, chiede al Premier Letta un cambio di passo oppure dice scelta civica dovrà cessare il sostegno al governo. Lo fa Monti tramite Facebook. Mario Monti minaccia il governo giusto in questo momento cruciale in cui l'Europa deve farsi rispettare i suoi diritti, Italia inclusa, nei confronti delle ingerenze spionistiche degli Stati Uniti nel nostro continente e nel nostro paese. Opposizione civica, ma che valore ha questo partitino da quattro soldi fondato da banchieri? Mi domando io. Come si permettono a estorsionare il nostro governo democraticamente eletto? Che adesso che hanno scoperto lo spionaggio nordamericano, Monti, banchiere, estorsiona cosa al governo? Ma perché non sta zitto? Sto burino, con tutto quello che ha fatto soffrire il paese. Non si vergogna? Qua bisogna fare come in Egitto, che vedo che ci sono scontri tra sostenitori e oppositori morsi. Solo che non ci sarebbe nessun sostenitore della Seconda e Prima Repubblica in Italia, quindi non ci sarebbero scontri. Perché non è possibile queste ingerenze nordamericane spionistiche, ci scopiazzano, ci spionazzano tutti i nostri prodotti che sono anche fonte di sostentamento per famiglie e nessuno si ribella in Italia, com'è che adesso si sa, ma già si sospettava e non si fa niente? Com'è? Mi spiegate un po'? Vi rubano il pane di bocca e non fate niente? Adesso deve essere la cittadinanza a fare pressione sui politici per scoprire la verità di questo ignobile spionaggio. Com'è possibile altrimenti? Anche la vostra complicità, cittadini e cittadini italiani, lavoratori disoccupati, perché magari qualcuno porta le fabbriche chissà dove, a fabbricare quello che è italiano, pensato dagli italiani, progettato dagli italiani, sudato dagli italiani, guadagnato dagli italiani. Per stare poi come state voi, in mezzo alla strada. Se non fate qualcosa vi dovreste vergognare di voi stessi e non colpare sempre i politici e gli altri. Dovrete iniziare a fare qualcosa. Per Bacco, per Diana, per Dinci. Quando la gente sta male si ribella. Ecco, seguite un poco qua. Di morti, è la prima vittima della giornata, comunque ci sono stati anche questi 7 feriti nella città di Beni Suef, Alto Egitto, dove sono state incendiate anche lì 2 sedi del Partito dei Fratelli Musulmani, la vittima sarebbe un islamico. Ecco, queste sono le immagini che però ci arrivano da piazza Tahrir, una piazza piena di manifestanti che protestano pacificamente. Sappiamo che ci sono scontri in altre zone della città, per il momento però la situazione
situazione sulla piazza e sui viali che arrivano alla piazza sembra... Ma la gente esce davvero nelle piazze quando protesta per le ingiustizie. In Italia non si organizza nulla per questo spionaggio che ci ha tolto fonti di lavoro e anche ha diminuito il Made in Italy. Sembra di rivedere le stesse scene della rivoluzione del 2011. A milioni, non solo qui al Cairo, sono scesi in strada per chiedere, per ottenere le dimissioni del Rais. Erhal, vai via, grida un popolo intero in marcia da ore. Un popolo stufo, tradito dalle promesse mancate di un presidente che pure era stato eletto soltanto un anno fa. È impressionante, interminabile, la marea umana che converge lentamente, pacificamente su Piazza Tahrir e sul palazzo presidenziale. La scena è identica in tutte le città di questo paese paziente, fiero, antico, tollerante, che oggi accusa i fratelli musulmani di aver solo pensato ad accaparrarsi i posti di potere e ad islamizzare la società a tappe forzate. Chiuso nel palazzo presidenziale, Mohamed Morsi fa sapere di non avere nessuna intenzione di dimettersi e che la sola via d'uscita è il dialogo. I suoi sostenitori, riuniti in una piazza vicina, giurano di volerlo difendere a tutti i costi. Ma intanto sembra che la guida collettiva dei fratelli musulmani stia adesso seriamente valutando l'opportunità di sacrificare Morsi per salvare il movimento stesso. Questo è il racconto della giornata in Egitto da parte del corrispondente Marchinnaro, una giornata ancora lunga perché le manifestazioni continuano e noi continueremo a seguirle al Cairo, a Piazza Tahrir. Un'altra notizia arrivata da poco in redazione, un'altra tragedia che coinvolge una bambina, in questo caso una bambina di 9 anni che è morta per una caduta dalla terrazza della sua abitazione. E poi il telegiornale continua con tutte le tragedie di sempre, purtroppo. Dieci metri, povera bambina. Caduta da 10 metri, ma com'è possibile? Di profondità per una terremoto 4.4 nelle Alpi Apuane, c'è stata molta paura nelle Alpi, fortunatamente nessun ferito. Che tragedia. Una situazione che rischia di diventare ingestibile di questo passo, così ci ha detto il responsabile della protezione civile di Massa Carrara, Gianluca Barbieri, subito dopo la forte scossa di questo pomeriggio superiore ai 4 gradi. Una delle più forti, durata pochi secondi. E io l'ho sentita adesso stanotte, e ma adesso è venuta fuori. Allora, questione è questa, sono 10-12 giorni e siamo sempre in una situazione abbastanza preoccupante. L'epicentro è sempre tra i comuni di Casonai, Lunigiano, terremoto in Italia. Luciano, in Garfagnana, e quest'ultimo sembra il centro più interessato. Dopo le due scosse di sabato mattina del 3-5, la notte era passata. Peccato. Però, fra tutte le tragedie, almeno il terremoto non è colpa della gente. Deve succedere. È una tragedia della natura. Non come le inondazioni o le esodazioni dei fiumi per colpa della cementificazione o le tragedie economiche e finanziarie o lo spionaggio, che non è una cosa naturale, non si deve accettare. Soprattutto uno, se ti spiano tutte le invenzioni brevettate e poi trovano la maniera di arrivare a patentare la stessa invenzione in un altro modo, cambiando nomi, formule e magari falsificano pure la data di patentamento. Quindi dicono che il loro prodotto è anteriore, è diverso, e che magari sono arrivati prima loro a scoprirne il principio fondatore, mentre invece non è così. Ecco, quello è molto grave. Lo scandalo venuto alla luce in un filone parallelo alle indagini sullo IOR, la Banca Vaticana. Il signor Scarano poteva contare su stretti legami con l'Istituto per lo IOR. Questa è l'accusa dei giudici, domani l'interrogatorio di garanzia per il prelato. Mamma mia, non... è una cloaca che non si finisce mai di stappare, lo IOR. Del Ginaceli,
Monsignore, nel carcere. L'attività analitica del patrimonio della Santa Sede, APS, risponde di concorso in corruzione e calunnia per il fallito tentativo di far rientrare dalla Svizzera 20 milioni di euro. Peccato che non c'è finito Marcinkus. Anche il frutto di un'evasione fiscale degli armatori d'Amico. Una vicenda complessa, riciclaggio internazionale, un vorticoso giro di assegni, il coinvolgimento di un broker finanziario, Giovanni Carienzo, e un ex agente dei servizi, Giovanni Maria Zito. Anche loro finiti in carcere. Giovanni Carienzo si è avvalso della facoltà di non rispondere al corso di interrogatorio di garanzia nel carcere di Poggio Reale. Per i legali non ha parlato solo perché è confuso e provato dall'arresto. Presto vorrebbe rilasciare spontanee dichiarazioni al PM. L'ex carabiniere recluso nel carcere militare di Santa Maria Capovetere avrebbe dovuto agevolare l'attraversamento del confine con un aereo privato. L'atto d'accusa, 48 pagine, pone l'attenzione sulle grandi disponibilità finanziarie e immobiliari di Monsignor Scarano, ex dirigente di banca, divenuto sacerdote ormai quarantenne. Per gli investigatori Scarano poteva contare su buone relazioni con la Banca Vaticana, lo IOR. L'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi è indagata con l'ex assessore alla protezione civile e tre dirigenti. Ecco, dillo un po'. Colpose di Taffro in relazione alla indagati. Che nel 2011 provocò 6 morti. Le nuove accuse si sommano a quelle per falso. Sentiamo da Genova Lorenzo Orsini. Poi dicono perché è caduta anche la Seconda Repubblica. Il 4 novembre del 2011 con 6 vittime, tutte donne. Gli avvisi di garanzia non sono stati ancora inviati. Quindi è stata rispettata la par condicio, perché una sindaco donna colpevole della morte di 6 donne. Finora a carico di ignoti sono comparsi alcuni nomi, 4, forse 5 persone. La procura per ora non li conferma, ma secondo logica sarebbero da individuare fra le 6 persone fino ad oggi indagate anche per falso, per aver anticipato di 50 minuti l'orario della bomba d'acqua che si riversò sulla città. L'ex sindaco Marta Vincenzi, l'ex assessore alla protezione civile Francesco Scidoni, i dirigenti comunali Gianfranco Del Ponte... Quindi erano pure bugiardi oltre che assassini, non so. ...che coordinava i volontari. Le vittime di quel 4 novembre 2011 furono Serena Costa, Evelina Pietranera, Angela Chiaramonte, Via La Spresa e le sue due bimbe, Gioia e Ianissa, di 8 anni e 11 mesi. Ora la politica, subito la legge elettorale. No, la politica no. Del Senato Grasso, che interviene anche sulle fibrillazioni dell'esecutivo in un'intervista rilasciata alla Repubblica. Che? Fibrillazioni? E comportarsi da opposizione. Poi rettifica in parte su Twitter e afferma il titolo del quotidiano era urlato. Il servizio è disegno Bonini. Il titolo urlato. La legge elettorale bisogna farla subito, prima delle riforme, e ancora, se cadesse Letta, Napolitano non escluderà altre possibili coalizioni. Rompe un silenzio che andava avanti da settimane il presidente del Senato. Vogliono far cadere Letta. La Repubblica parla tutto tondo, anche delle continue fibrillazioni che interessano l'esecutivo, quotidianamente soggetto a quegli stimoli targati PDL su IVA, IMU, rapporti con l'Europa, fotografati in un passaggio del suo intervento. È quanto di più deleterio stare al governo. Questi politici che stanno in via dell'umiltà e ne hanno molta poca. Non suscita la reazione degli azzurri. Intanto per me il Presidente del Senato è un arbitro e non dovrebbe essere un giocatore. E poi dico anche un'altra cosa, che il Presidente del Senato sino a pochi mesi fa era un magistrato, quindi appartiene a quella casta e giustamente fa gli interessi di quella casta. Avanti con la riforma della giustizia, prosegue Santanchè, che archivia il PDL nella nuova Forza Italia, dice nessun ruolo politico al di fuori di Berlusconi. Marina al prossimo giro. È un PDL di lotte di governo, falchi contro colombe, con una tensione continua nel partito, non ancora del tutto convinto sul ritorno a Forza Italia che si riverbera sul governo. Non a caso, dopo le parole di ieri del vice premier Alfano, che oltre a definire la presenza del PDL nell'esecutivo come un presidio e un fortino antitasse, ha difeso l'azione italiana in Europa. Oggi un altro ministro berlusconiano, Nunzia De Girolamo, a intimare... Beh, meno tasse pagherete, silenzio da Palazzo Chigi, più si taglieranno i servizi nel paese, un partito della coalizione, ma dal PD, per quei pochi servizi che ancora continuano a dare, incluso la cassa integrazione. Stigmatizza come insopportabile la doppia sceneggiatura di chi sta al governo con vice premier e ministri e gioca a insinuare dubbi e a criticare.
Veniamo alla politica, dopo ancora con la politica, anzi dopo che il Tesoro ha rassicurato che non ci sarà nessun prelievo forzoso sui conti correnti dei cittadini, il Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni ha incontrato ieri il Presidente del Consiglio Enrico Letta per fare il punto. No, non ci sarà più nessun ritiro forzoso dai conti dei cittadini. Perché c'è poco o niente da togliere nei conti dei cittadini. Il Consiglio Enrico Letta e il Ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni per fare il punto della situazione di ritorno da Bruxelles. Sul tavolo del governo c'è per questa estate... Vi dicono che non vi toglieranno più dal vostro portafoglio, dalla vostra tasca. Hanno già tolto tutto, che devono togliere ancora? La stoffa? Tema che surriscalda anche la politica. La deadline per la riforma della tassazione sugli immobili è la fine di agosto, ma nel faccia a faccia con il capo del governo Saccomanni avrebbe aperto la possibilità di farcela anche prima della fine di luglio, cioè in un mese. La via sarebbe quella già indicata nell'intervista rilasciata ieri al Corriere della Sera, quella dei tagli dolorosi, ma del resto una seria politica di spending review che liberi risorse da usare per le riforme senza nuove tasse è la strada inevitabile. La revisione della spesa pubblica riprenderebbe da alcuni capitoli aperti dal governo Monti, come l'accorpamento delle province, ma si concentrerebbe soprattutto su sanità e delega fiscale. Andrebbe a rivedere la giungla delle agevolazioni fiscali, così come allo studio e la revisione della distribuzione dei ticket sanitari in base al reddito e al carico familiare dei cittadini. O almeno questo è quanto anticipa il Ministro della Salute. Cioè, in pratica abbassano il livello dei ticket. Prima li prenderà qualcuno, adesso non li prenderà più nessuno. Tutti uguali. Sulla politica e l'agenda di governo. Ricolleghiamoci, andiamo a rivedere le immagini che arrivano in diretta dall'Egitto. Vediamo la piazza, vediamo... Lì protestano contro Morsi, però in Italia si potrebbe protestare con questo della sanità, dei tagli alla sanità, all'istruzione, alla scuola, all'educazione, all'arte. La sede dei fratelli musulmani. Insieme alla sede dei fratelli musulmani. Non abbiamo per caso qualche sede politica uguale da... contro il quartier generale dunque dei fratelli musulmani. Perché c'è il rischio che anche le sedi politiche italiane, con tutte le difficili scelte che i politici stanno prendendo in questo momento, cioè che non scelgono niente, e bisogna evitare che qualcuno faccia qualche pazzia come in Egitto, no? Si parla di scontri, di manifestanti che lanciano Molotov, lo denunciano anche gli stessi fratelli musulmani, il partito di maggioranza in Egitto, e dicono che sono tanti i manifestanti tra quelli scesi in piazza che stanno chiedendo le dimissioni di Morsi e che invece di manifestare pacificamente hanno assaltato... Certo, perché se manifestano pacificamente, quando se ne andrà pacificamente? Mai? Non se ne vuole andare? Del movimento dei fratelli musulmani ha detto che è in contatto con... Quante proteste in Italia contro la casta dei politici, dei magna magna, di quelli che si sacrificano come Andreotti fino all'ultimo Agnelotti? E gli scontri intorno al quartier generale dei fratelli musulmani, numerosi sono stati gli assedi alla calma, questa... Ma tu che mi ascolti, voi che mi ascoltate, presto domani ci andate? O andate mesti mesti al lavoro? Andate in piazza o per protestare usate il vostro nuovo iPhone, smartphone, da 8.000 euro? Il sistema vi dà un contentino di comprare a credito e voi ve ne state in casa, in Egitto per quello, non hanno la carta di credito, non possono comprare a rate l'ultimo cellulare, però si incazzano e vanno a rompere tutto in piazza. Review mirata a trovare le coperture necessarie alla riforma dell'IMU. Intanto noi ascoltare di questa spending review, perché non dicono tagli di spesa? Aumento del ticket, così come a noi quando ci manca denaro in casa, mica mia madre dice, oh, facciamo una spending review sulla lista della spesa, mi dice compriamo di meno, così che si parla, no? Così parlate voi, come si mangia? E poi pensare reinvestire in sanità, ci mettono di meno nella sanità, sostenibili con partecipazione alla spesa, partecipazione alla spesa, meno soldi. Oh, ma io dico, ma com'è possibile che trovino sempre la maniera di cambiare tutto con delle parole diverse? I politici e i giornalisti studiano per cambiare la realtà. Ma che spending review, che ridisegnare la spesa, se mangiano tutto e poi investono di meno, aumentano i costi con la corruzione che gonfia le spese,
hanno la faccia da culo di andare a dire che la Spending Review e Cucù e tutte queste cose qua. Perché ogni volta che qualcuno dei funzionari si intasca 100 euro, non è che finisce lì. Qualcun altro si rifà dei 100 euro togliendogli al servizio che ti dà. È come se mandi a comprare dei biglietti dell'autobus. Magari uno costa un euro e l'altro te lo fa pagare due. Ma solo che una cosa è che uno sa che deve pagare una commissione, che è legittima e tutto. Un'altra cosa è che lo fanno alle tue spalle e quindi ti fotono i soldi. Tu non sai, tutte le siringhe negli ospedali, le bende, la carta igienica, da un intermediario a un altro, che ce ne sono molti, tutti ci scaricano 1, 2, 3 euro, 5 euro, duplicano la spesa, la decuplicano. Poi magari la regione solo per carta igienica deve pagare 100 volte di più. Poi in più la carta igienica se la fregano negli ospedali e quindi c'è sempre qualche infermiere che viene a casa sua, ritorna con una scorta di 20-30 rotoli. E poi nessuno, neanche il personale, si può lavare il culo, asciugare meglio dire, con la carta. Beh, che cosa, che deprimente. Ho finito di vedere il telegiornale e l'ho voluto commentare con voi, perché mi ha iniziato a rodere di questa cosa dello spionaggio nordamericano, che sembra un racconto kafkiano. Ma non è possibile, uno brevetta qualcosa in Italia, magari prima che va in fase di progettazione, e poi lo testano, il prodotto tutto, gli altri già sanno pure i risultati dei testaggi, delle prove, dei prototipi, e magari prendono tutti quei risultati e direttamente fabbricano il modello beta, come dicono loro in Nord America, il modello finito. Io vorrei sapere, e questa è una considerazione molto importante, se qualcuno sa se ci sono equivalenti di Vimeo o Dailymotion europei, perché magari ci ridovremo versare lì, in qualche cosa che sia un broadcast o un podcast europeo, perché allora anche Europa ha bisogno di una internet, ARNET e infranet europea, perché se no, se gli Stati Uniti sono così inaffidabili e ostili all'Europa, anche i vari gruppi sociali e network di internet potrebbero risultare inaffidabili, spero di no, e poi perché magari ci copiano le idee e fanno dei film. Per il momento quindi è tutto. Là dovrebbero essere le 19:50. Ho fatto circa 27 minuti e 20 secondi. Mi mancherebbero 32 minuti e 30 secondi perché non trasmetto in vivo e sto facendo in broadcast. E quindi adesso taglio questo programmino. Magari più in là registro qualcos'altro. Poi, come vi ho promesso, i primi episodi li inizio a cancellare, perché se no non ho spazio e io sono disoccupato e non vale la pena che spenda. Poi magari, non so, dicono che si può mettere della pubblicità in Spreaker, però chi me la viene a dare? Certo, se ci avessi 2000 iscritti e mi ascoltassero in tanti, magari converrebbe. Non so, in un futuro ci devo pensare, soprattutto se avessi lo stesso successo che nel mio canale YouTube Santen Chan, Vimeo Santen Chan, Dailymotion Santen Chan, Facebook Santen Chan, Twitter, indovinate un po', Twitter Santen Chan, avevo anche qualcosa in Yahoo, però non l'ho seguito da molto tempo,
devo fare una pagina o un gruppo Yahoo! Beh, lo farò. Adesso volevo arrivare ai 30 minuti esatti. Ah, un momento.